Amici della box, buongiorno, Armando i microfoni, ed eccoci ancora alla ribalta con una giornata interamente di box. Siamo alla vigilia di Pasqua, un sabato 19 aprile, alle ore 16 circa inizierà così la giornata intensissima di incontri di pugilato dilettanti dal Palasprint via Parma La Spezia. Una bellissima giornata organizzata dalla pugilistica spezzina, che ritorna dopo un periodo di assenza e a riportare alla ribalta i propri beniamini, i ragazzi che sta allenando. Sappiamo che ci sono momenti di crisi, sappiamo che ci sono momenti particolari per tutti gli sport, e questo speriamo che sia superato e oggi si riparta alla grande con quello che è il grande sport della boxe. Il circo di questi ragazzi è abbastanza nutrito. Oggi vedremo 9 incontri e avremo a che divertirsi. Questi ragazzi ce la mettono tutta, la nobile arte quest'oggi fa il suo saggio e questi ragazzi si preparano anche ad assumere livelli superiori per poi correre nel momento più importante, che potrebbe essere il salto di qualità, e per partecipare anche a campionati italiani e poi, così come si prosegue per la strada e la carriera della boxe in generale. Proprio ultimamente, roba di una settimana fa, eravamo a Gabige, dove abbiamo incontrato tutti i più grandi illustri campioni, Franco Udella, Mussi, campione olimpico, Franco Della campione mondiale, Traversaro campione europeo, insomma tanti altri campioni erano presenti alla manifestazione e hanno dato veramente lustro a una bellissima giornata, una giornata dove il presidente nazionale della federazione della boxe, di cui si è complimentato per l'organizzazione e per quanto era un grande concentramento di pugili del passato in una giornata sola a rincontrarsi e rinverdire così i saluti pasquali, ma anche le loro amicizie. E diciamo una cosa anche importante, che il Palasprint, che è una palestra dove palazzetto dello sport, dove viene esercitato principalmente la pallacanestro e la pallavolo, oggi si cimenta in questa nuova attrazione che è la boxe, sperando che possa anche essere un punto di partenza proprio per la boxe in generale spezzina, perché momentaneamente non ha una ubicazione dove uno possa dire andiamo a vedere la boxe in tal posto. Bene, seguiamo passo passo quello che... Quindi ringraziamo la FinCo, la CD, perché come siamo la Griffe, impresa di Mattie e Cristiano Pesalotto, Orificeria Paolo Dioro e Tecno Focus, ristorante Pizzeria Fratelli Dani. Dovevamo fare un po' di musica
e proprio per lui il suo rispetto non l'abbiamo fatto. Un applauso, un minuto di raccoglimento per questo ragazzo che purtroppo si è lasciato in un incidente stradale, mi sembra con una moto, giovane, mi sembra 26 anni. Ora i ragazzi scendono e si preparerà così il primo incontro. Siamo alla prima ripresa. Siamo la Giorgia ci porta il cartello. Prima ripresa. Salito l'arbitro sul ring. Ora distribuisce i relativi certificati di valutazione e poi si inizierà così il primo incontro. Ecco il ragazzo. Testoni Nicolas. Testoni Nicolas. Magrini e Jonas. Ora cerchiamo di seguire questi ragazzi. Tesconi e Magrini, Nicolas e Jonathan. Allora Nicolas è all'angolo rosso e Jonathan all'angolo blu. Vediamo. Rito dell'arbitro controllare che i ragazzi siano in ordine. Ultimi raccomandazioni. Si parte per il primo incontro. Ed ecco la prima ripresa. Vediamo subito. Vediamo subito Nicolas che ha degli affondi, 1-2, 1-2, abbassa un po' di spalla, ma ancora Nicolas. Magrini non si lascia intimorire, attacca. Prima ripresa sempre un po' dubbiosa in quanto c'è lo studio del rivale, insomma, non ci conosciamo, dobbiamo sapere che scherma questa nobile arte ha inculcato nel carattere. Ecco un bel gancio, vediamo un po' ancora un corpo a corpo, ragazzi freschi. Ancora Nicolas, Magrini sta, però un bel corpo a corpo disteso, ragazzi generosi. Vediamo Nicolas che contrattacca, ma Magrini si difende, allunga al bersaglio, ancora si infila a mezzo ai guantoni, si copre Nicolas l'angolo rosso. Vediamo una box abbastanza interessante, la reazione della prima ripresa è sempre la più vitale. Magrini attacca e gli dice di attenzione col guanto, non ha guanto aperto, e Nicolas approfitta della sosta e
chiarisce con due pugni interessanti. Vediamo come Magrini ambo le parti, ci sono buoni colpi ancora abbastanza normali, e adesso invece mi sembra che ci sia un bel attacco di Magrini che ha messo quasi all'angolo il Nicolas. Prima ripresa, un applauso per i ragazzi che rispecchiano la grande box, la nobile arte del... E vediamo già il cartello della seconda ripresa. Applausi per la ragazza, che le donne hanno sempre portato il bel sorriso e l'apprezzamento dei boxer. Fuori secondi in questo momento, vediamo l'arbitro che chiama i due ragazzi, aspettiamo la campanella ed ecco seconda ripresa. La seconda ripresa è quella un po' più decisiva. Nicolas parte subito perché ha avuto una leggera defiance nella chiusura della prima ripresa, allora vuole un po' rimettere in ordine le situazioni. Ricordiamo che ancora adesso il presidente Brasca, che abbiamo intervistato domenica scorsa, insomma, ci ha dato un po' anche le nuove informazioni per relazioni alla valutazione dei ragazzi. Non ci sono più le macchinette, i ragazzi vengono considerati a livello umano come sempre, e questo è un passo avanti. Dilettantismo interessantissimo, sta crescendo, lo diceva anche Brasca, in questo periodo le palestre ci sono più riempite di più e danno anche più match a confronto, perciò insomma vuol dire che la box piano piano sta riprendendo la sua posizione. Nicolas continua a portare i suoi colpi, Magrini si difende, ma al bersaglio Nicolas ci arriva, perché anche se è leggero, qualche 1-2, gli guarda il casco che si è mollato, un attimo alla via dell'arbitro. Entrato ancora nella guardia di Nicolas, Magrini ancora, lo vediamo ancora Magrini, colpi molto ravvicinati, Magrini un attacco continua al Magrini della... Ora il Nicolas che riesce a entrare, sono un momento di defiance, Magrini è della Piacenza Box. Fine della seconda ripresa. La ripresa, la direi un po' a favore, si potrebbe dare a favore di Magrini, ma lievemente, secondo il nostro punto di vista, è come
è partito la terza ripresa, vediamo il cartello che della Giorgia che sta girando sul quadrato e ora vediamo un po' d'aria ai ragazzi, i ragazzi stanno facendo la loro performance nel migliore dei modi, insomma questo è la box che vuole mettersi in competizione. Magrini Jonathan nell'angolo blu e Tesconi Nicolas nell'angolo rosso. Fuori secondi chiama in questo momento lo speaker e vediamo il confronto, ultima ripresa, aspettiamo la campanella, terza ripresa, la ripresa decisiva dove bisogna portare i colpi che necessitano per arrivare in fondo e strappare la vittoria della... Abbiamo visto domenica scorsa a Gabige Mare che onestamente la boxe sembra uno sport molto violento, molto odioso, insomma sembra che i ragazzi che sono sul quadrato si odino, ma invece è veramente una competizione alla pari, tutti e due mostrano la propria qualità e poi alla fine sono amici come prima. Logicamente è uno scontro diretto nel vedere chi è più bravo, c'è di mezzo i pugni e logicamente i pugni vanno gestiti come meglio si è imparato. Questo, attenzione al guanto, dice l'arbitro. Dicevo come meglio si è imparato, e se vogliamo raccontare un po' anche pugili che sono venuti prima di loro, c'era un Vincent, il campione mondiale, che entrava sul quadrato e scendeva per andare a ballare, insomma non si faceva toccare il viso, e questo è stato un campione mondiale che onestamente ha spadroneggiato negli anni 60-70 e insomma super ammirato e super ricordato alla Spezia, così come tanti altri. Ma abbiamo Magrini che attacca, ha messo all'angolo Tesconi, ma Tesconi reagisce, uno stop per la mano aperta. Tesconi è ancora più leggermente più carico, come però ha dei momenti di cedimento, si chiude. Vediamo gli ultimi colpi, ormai siamo quasi in fondo alla ripresa, stiamo in un scambio di colpi fra i due. No, non vediamo ancora però quel pugile che riesce a tenere a bada il suo avversario impadronendosi del ring, che dovrebbe essere, come si dice, il padrone assoluto, no? Che riesce a stare piazzato. Molto cuore questi ragazzi, perché combattono a sfrombattuto senza risparmiarsi, finisce così la terza ripresa e sicuramente vedremo quello che verrà giudicato. Secondo noi ci sta un pari, ma potrebbe stare anche una vittoria a Magrini, ma non voglio sbilanciarmi tanto per dire una cosa, ma comunque grazie per la loro performance, grazie per quello che hanno già fatto per noi che siamo qui a guardare, a divertirsi, a vedere la box. Non è che ci piace vedere picchiare, ci piace vedere quest'arte che scambiandosi colpi uno può diventare campione e uno può essere sofferente, perché la box è anche intelligenza. Vedo l'arbitro che ha già chiamato i due ragazzi, vediamo chi alzerà la mano, sentiamo lo speaker. Attenzione prego, vince ai punti Nicolas Tesconi. Allora, per poco ha vinto Nicolas, che è riuscito a dare qualche segno positivo in più.
Insomma, io l'avevo calcolato pari, qualche colpo di più per Nicolas. Termina così il primo incontro. Abbiamo il ragazzo Magrini che si è tolto le bende dalle mani, però insomma la loro, sua performance è stata fatta e, come si dice, vinca il migliore. Nicolas della pugilistica di Stiava si è portato a casa il primo titolo, la prima vittoria.